Buongiorno ragazzi, oggi parleremo dell'architettura romanica. Facciamo un pochino il punto della nostra storia. Questo è il mio disegno, dopo andiamo a studiare un attimino la Basilica di Sant'Ambrogio, che è raffigurato. La rinascita della città e lo sviluppo di una nuova arte. A partire dall'anno 1000 in tutta Europa inizia un periodo di rinascita economica. Questa è determinata dalla crescita della produzione agricola e dell'artigianato. Si sviluppano le città e i comuni e la costruzione di molte chiese e abbazie, tappe di pellegrinaggio verso città come Roma, Gerusalemme, Santiago di Compostela. Architettura romanica. Le caratteristiche comuni, l'intensa attività religiosa e la presenza costante del fattore religioso nella vita quotidiana della città e di tutti i cittadini fu l'aspetto più evidente del romanico. Nei secoli XI e XII assistiamo, nell'ambito della riqualificazione della città, alla costruzione di tantissime chiese e cattedrali. Questa è la chiesa di Sant'Ambrogio a Milano. Gli edifici ecclesiastici, infatti, non erano più soltanto luoghi destinati al culto, ma anche luoghi di riunioni e discussioni. La chiesa quindi doveva essere un luogo funzionale, per questo dovevano essere più capienti, robuste ed affacciare sulla piazza, centro propulsore della città. Questa è un'altra chiesa, questa ha una facciata accampata, questa invece è una facciata a salienti, il Duomo di Modena. La cattedrale. Entriamo nel dettaglio e analizziamo le principali caratteristiche e innovazioni del romanico. Ecco qui le varie tipologie di facciata. Gli elementi dell'architettura romanica sono l'arco a tutto sesto, che comunque viene sempre dall'architettura romana, quindi che aveva ereditato anche dall'arte etrusca. Quindi comunque il romanico ha radici nell'architettura romana. La copertura con volti a crociera, che è una novità, in quanto le volte a crociera vanno a sostituire la copertura lignea. Lo scarico dei pesi sui pilastri, non più le colonne, ma pilastri che devono sostenere una copertura così adesso molto più pesante. Le arcate cieche, che sono comunque queste, cioè che vuol dire che non hanno sbocco, sono finte, e gli archetti pensili, che sono questi piccolini qui, decorativi, e in più i rosoni, come questo, che sono sulla facciata e che appunto danno luce alla chiesa. La pianta generalmente è a croce latina, con tre o eccezionalmente con cinque navate, è presente un transetto e la cripta. Dal greco cryptos significa nascosto, quindi seminterrata. Le volte della cripta superano il livello del pavimento delle navate, per questo il presbiterio, la zona quella dell'altare, risulta sopraelevato, anche per essere ben visibile da ogni punto di vista della chiesa. Questa struttura sopraelevata, detta pontile, è protetta da una balaustra che spesso era decorata con immagini sacre, dette iconostasi. Quindi questa parola deriva da icona, che in greco appunto vuol dire immagine, come immagine, un'icona, un'iconica, tutto deriva da questa parola greca. Ecco qui appunto vediamo una chiesa romanica vista dall'alto con le tre navate, appunto la navata principale, le navate laterali, il transetto, il tiburio, il coro, e le torri. Qui vediamo dal partire dal basso c'è appunto questa cripta che si trova sotto la navata, sotto il presbiterio, che viene appunto sopraelevato, il matroneo che era appunto il luogo dove pregavano le donne separate dagli uomini, e il cleristorio in alto con poche finestre perché comunque le mura adesso sono molto più spesse e con poche aperture. E dopo evolveranno nell'arte gotica diversamente, ci saranno molte più aperture. Osserviamo qui questa pianta, dove appunto si possono vedere queste volte a crociera, che è l'incrocio di due volte a botte.
Le capriate in legno che coprivano le navate vengono sostituite dalla volta a crociera, costituita dall'intersezione perpendicolare di due volte a botte uguali. Lo spazio quadrato generato da una volta a crociera prende il nome di campata. Quindi queste sono le campate che sono sotto appunto la volta a crociera. Questo è il matroneo, dove comunque le donne assistevano alla messa, e qui c'è le capriate. E la volta a crociera sotto che viene costruita. I pilastri sono adesso sono a fascio, molto più robusti. Va bene, andiamo avanti. Qui c'è il coro, l'abside e l'iconostasi, che praticamente, ecco, veniva anch'essa decorata con appunto immagini sacre. Ecco, questa è una basilica romana, potete vedere romanica, vedere gli archi, le volte a crociere e i pilastri come si vedono. I pilastri, le colonne vengono sostituite appunto da pilastri spesso cruciformi o composti e che ammortizzano meglio le spinte derivate dagli archi che le sorreggono, quindi servono a ammortizzare, quindi ad attutire il peso. Quindi devono essere molto più resistenti. Si diffonde l'uso dell'arco a tutto sesto di derivazione romana, come abbiamo visto, negli acquedotti, negli archi trionfali, che delinea una semicirconferenza precisa, cioè di 180 gradi, proprio un semicerchio, che dopo questa evolverà in un altro tipo di arco nel gotico, molto più alto, che sarà appunto l'arco a sesto acuto. Qui possiamo vedere una sezione con la volta a crociera, l'arco a tutto sesto e il pilastro. Questa è una piccola porzione appunto della navata laterale a sinistra. Dopo qui c'è la navata centrale. Allora, con l'avvento del cristianesimo vediamo la formazione anche di un altro elemento e sarebbe il pulpito. Leggiamo: con l'avvento del cristianesimo e la trasformazione della società, in epoca medievale si identifica il pulpito con il palco da cui parla il predicatore. Successivamente divenne un elemento obbligatorio per le chiese romaniche. Attualmente questa struttura è raramente utilizzata, anche perché con i moderni sistemi di amplificazione che consentono al sacerdote di essere udito, ascoltato da tutti, diciamo, i luoghi della chiesa, non ha appunto bisogno di salire su un pulpito. Quindi il pulpito può essere sia in legno, in marmo e anche in ferro battuto ed è collocato nella navata centrale della chiesa, normalmente accanto all'altare maggiore. Fra i più antichi vi è quello di Sant'Ambrogio a Milano, quella chiesa che vi ho fatto vedere inizialmente con la facciata a spioventi a capanna, risalente all'undicesimo secolo. Quindi vedete, questo è il pulpito di cui stiamo parlando. Ma nella storia ci saranno due grandissimi scultori, il padre Nicola Pisano e il figlio Giovanni Pisano, che appunto realizzeranno questi pulpiti. Nicola Pisano, il padre, nel 1260 per il Battistero di Pisa. Vedete che ancora ha un'influenza romanica. Mentre il successivo, il figlio, nel 1298, già nel periodo gotico, con questi archi che diventano un po' più alti, con delle trasformazioni, e si trova nella chiesa di Sant'Andrea, che poi andremo a vedere. Queste colonne cambiano comunque come struttura. Questo è un disegno antico di questo pulpito. Appunto, Giovanni Pisano realizzò il pulpito della chiesa di Sant'Andrea a Pistoia, allontanandosi dal modello utilizzato dal padre Nicola per i pulpiti di Siena e di Pisa. Qui spiega un po' meglio il matroneo. Sopra alle volte delle navate è quasi sempre presente il matroneo, già codificato nelle architetture paleocristiane. Era lo spazio riservato alle donne, da matrona, che in latino significa donna, signora. In genere affaccia sulla navata centrale con delle aperture, bifore, trifore o quadrifore. Conferiva alla navata centrale maggiore altezza e irrigidiva visivamente l'intero edificio. E qui appunto dice: nel Duomo di Modena il matroneo non è vero, ma è finto, è soltanto, diciamo, cieco. E questi sono appunto i vari strati: la cripta, la navata, il matroneo e il clerestorio.
possiamo vedere il cambiamento delle caratteristiche della basilica nel tempo. Nella basilica romana il tribunale era inizialmente tribunale commerciale, era struttura a pianta rettangolare con 3 o 5 navate, e le navate erano separate da pilastri o colonne con 2 absidi, l'ingresso su uno dei lati lunghi. Come vedete, l'ingresso era su questo lato, questa nella basilica romana. Tetto a capriate di legno e il cleristorio era alto. Mentre nella basilica paleocristiana, che dal 313, con la libertà di culto, appunto, c'è la possibilità di riproporre questo tipo di pianta rettangolare, ma con degli elementi diversi. Le caratteristiche sono l'entrata sul lato corto questa volta, l'altare, il transetto che divide trasversalmente, quadriportico, le capriate che ancora ci sono, sono sempre in lignee, e il cleristorio alto. E qui il quadriportico è l'elemento comunque che si aggiunge, perché era il punto dove sostavano appunto i fedeli che non erano ancora battezzati. Nella Basilica Romana, anno 1000, quella che abbiamo studiato oggi, ci sono le campate, che appunto si trovano sotto la volta a crociera, il matroneo, il cleristorio, volte a botte a crociera, l'arco a tutto sesto, la cupola, 2 torri o campanile, i contrafforti e le mura sono molto spesse, quindi con poche aperture, perché devono sostenere il peso delle volte a crociera, che sono di solito 4 nella navata principale e 8 in quelle laterali, che sono comunque la metà di quelle centrali. E poi studieremo anche la chiesa gotica e vediamo qui 2 esempi, mentre questo appunto è un esempio di arte e architettura romanica, nella chiesa del Duomo di Modena, questo è il Duomo di Milano. Vedete come svetta verso l'alto, come sarà diversa l'architettura con i pennacoli, i contrafforti. Quindi gli elementi poi che vedremo sono le mura più leggere, perché comunque si arricchivano di tantissime decorazioni vetrate, quindi interni veramente paradisiaci con questa luce che entrava dalle vetrate, gli archi rampanti, le guglie che allungano, che alzano verso l'alto, verso Dio, perché tutto era rivolto verso Dio, i pinnacoli, enormi cleristori, l'arco a sesto acuto, non a tutto sesto, cioè circolare, ma un pochino più rialzato, volta a crociera ogivale, che deriva da quella a crociera dall'arco a tutto sesto, ma si chiama ogivale perché l'arco è ogiva più rialzato, e campate. Arrivederci alla prossima lezione. Ciao a tutti.